Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo del monitor LG in 21 noni da 29 pollici ultra wide LED IPS. Bene, ormai ho acquistato parecchio tempo fa questo monitor in modalità 21 noni e un 29 pollici ultra wide LED con appunto sistema IPS della LG. Questo acquistato a suo tempo, tra l'altro anche un prezzo decisamente abbordabile, molto molto conveniente. Come mi sono trovato al suo utilizzo davvero ottimo per tante cose. Uno, perché comunque la percezione del colore è decisamente buona, perché comunque è una struttura, per quanto grande monitor, abbastanza leggero e bellissimo, perché ha un sistema appunto di monitor che quasi a filo, non ha cornice, come potete vedere qua. Perfetto, a parte la parte inferiore, ma per esempio la parte superiore e le parti laterali non hanno bordi. Quindi veramente veramente comodo. Viene fornito appunto con un software per la gestione della separazione dei monitor, vi permette appunto di dividere il monitor in più parti. Eccolo qui appunto dal sito principale della LG. Questo monitor, come si presenta, ha delle porte posteriori soltanto, due ingressi HDMI, l'ingresso dell'alimentazione e l'uscita per il microfono. Molto semplice, adatto come indicato qui per il gaming. Qua le impostazioni Full HD con la risoluzione di 2560x1080, pannello IPS. Esiste anche la versione a 34 pollici, qua abbiamo appunto le caratteristiche principali, appunto con le dimensioni, con un display IPS con un sRGB al 99%, non è male, considerando anche il costo. Comunque la possibilità, grazie al software dopo lo vedremo appunto, della possibilità di splittare lo screen in più schermi, molto interessante. E poi le varie impostazioni che potete trovare come legati appunto alla colorazione, per quanto riguarda gaming, fotografia o meno, ovviamente relativi. Poi infatti c'è scritto appunto la possibilità di scaricare il programma One Screen Control dalla sezione appunto di supporto. Qua vi permette appunto, grazie al sistema FreeSync, di diminuire l'effetto del tearing, quindi questo è molto importante, soprattutto con i giochi con un frame rate molto elevato. E qua vedete appunto il pannello che vi indica per la sezione dei giochi, lo vedremo appunto con la prova del One Screen Control. Qua ci sono le specifiche legate al monitor, le dimensioni, l'angolo di visuale, appunto come dicevo, due ingressi HDMI e l'uscita delle cuffie, nessuna porta DisplayPort. Peccato, perché poteva essere molto interessante come appunto particolarità. In più appunto il sistema FreeSync, la possibilità di splittare appunto il monitor. Poi ci sono ancora le dimensioni, la classe energetica, l'alimentazione. Qua tutte le caratteristiche. Ecco, qui abbiamo installato appunto il on-screen control, che è appunto questo pannello, vi permette di suddividere, di splittare appunto il monitor, lo schermo, in diverse modalità, come potete vedere qua i riquadri, in orizzontale, in verticale, in 3, in 4 parti, o addirittura con la modalità pippa, appunto avendo qua il controllo di un'altra particolare, un'altra schermata che potete richiamare. Per esempio, appunto, adesso lo mettiamo in modalità split e possiamo appunto, come vedete, inserire le varie finestre nei due schermi. Molto molto comodo, molto interessante, soprattutto per chi lavora magari anche in ambito grafico, può essere utile in più finestre, oltre al fatto che strumenti, per esempio, come strumenti di grafica, come, che ne so, Photoshop, vi permette appunto un'ampia visuale. E qua avete la possibilità di controllare appunto luminosità e contrasto del monitor direttamente appunto qua dall'applicazione. Qua ci sono le varie modalità di immagini, cinema, foto, giochi con FPS, che hanno ovviamente delle caratteristiche
differenti. L'orientamento dello schermo è possibile addirittura anche modificare l'orientamento. Qua ci sono i vari preset, le impostazioni addirittura appunto per modalità di gioco con l'attivazione appunto del FreeSync e la risposta appunto, il tempo di risposta che sia più o meno veloce e la stabilizzatore del nero appunto che vi serve per quanto riguarda lo sfondo. Questo è molto molto pratico. Qua addirittura potete, se avete, io nel mio caso ho due monitor, quindi riconosce la possibilità che ci siano due monitor e quindi l'applicazione appunto dell'on screen control. Quindi che dire, questo è decisamente molto pratico. Il monitor ha anche un tasto di sotto che vi permette di attivare la schermata dove gestire le impostazioni. Appunto, se io vado a premerlo, bene, premendo appunto il tasto al di sotto del monitor, abbiamo un joystick che vi permette appunto di accedere alle modalità e alle impostazioni per esempio, queste sono la sezione appunto dedicata alle modalità gioco che potete anche personalizzare. Mentre qua potete appunto gestire gli ingressi, le impostazioni rapide dovute alla luminosità, al contrasto e al volume, la qualità dell'immagine, la regolazione. Adesso qua ripristiniamo la modalità, per esempio, foto. Le impostazioni generali dovute appunto alla lingua del menu, i LED che si accendono, le informazioni, il blocco e i beep anche in fase di accensione. E poi c'è la possibilità anche di spegnere il monitor sempre da questo tasto. Che dire appunto di questo monitor LG? Devo dire che il costo è decisamente abbordabile. Ora viene venduto a circa 190 euro. Io lo acquistai comunque a qualcosina di meno. Comunque il prezzo è decisamente buono, perché comunque è un monitor valido, veramente molto leggero. È utile sia in campo di gaming, ma anche per chi vuole lavorare, ovviamente senza prestazioni molto professionali, ma sicuramente è un ottimo monitor. Quindi lo consiglio e vi rimando alla prossima recensione di Recensioni Veloci.